Sui nostri magnifici Lungarno si staglia la chiesa della Spina, cosiddetta perché nel suo interno era conservata una spina della corona di Gesù Nazareno. La chiesa, magnifico esempio di gotico pisano, rivestita di marmi policromi che ne fanno uno straordinario gioco di trine, guglie e ricami. Eretta nel 1230 dalla famiglia Gualandi, si chiamava in origine Santa Maria del Ponte Nuovo perché univa con il ponte la via Sant'Antonio con la via Santa Maria. Soggetta nel tempo a numerosi interventi di restauro dovuti al cedimento del terreno e alla vicinanza del fiume Arno sulle cui sponde era stata edificata. Nel 1871 e terminato nel 1875, un sostanzioso intervento spostò di alcuni metri verso est e più in alto il tempio. L'esterno, come detto, è caratterizzato da cuspidi, timpani, tabernacoli, insieme a tarsie, rosoni e statue dei maggiori maestri pisani. L'alto spirale, come simbolo di richiamo, culmina con la pregevole Madonna col Bambino. Nell'interno, uno dei capolavori della scultura gotica, la Madonna della Rosa di Andrea Pisano, e il tabernacolo di Stagio Stagi, in cui era la reliquia di spine, ora custodita nella chiesa dell'ospedale Santa Chiara. Insomma, una prestigiosa e preziosa tappa nella nostra città.